Mondolfo Marotta, la terra delle due vacanze in una, prosegue nel ricco calendario di eventi in questa stagione estiva 2023. Fin dal mese di giugno, infatti, sono diversi gli appuntamenti redatti dall'Ufficio Turismo e Cultura del Comune che si sono svolti con grande successo e soddisfazione. Uno tra i tanti lo dimostra la rassegna letteraria Come un libro all'aperto, ma anche altri eventi che si sono susseguiti dedicati a tutte le fasce d'età, con animazioni, concerti e teatro. Il calendario prosegue con tante altre iniziative già da questo fine settimana, fino ad arrivare alla fine di agosto. Proseguiamo con gli eventi, con il concerto di Nello Salza il 29 luglio a Mondolfo, al complesso monumentale di Sant'Agostino. Avremo Max Paiella di Radio 2 in piazza del Comune a Mondolfo il 3 agosto. Poi avremo i grandi concerti musicali alla Molo Arena, il Summer Paradise Festival con grandi ospiti tra cui D'Argent Amico e Gaia, ma anche tanti altri artisti. Il 5, 6, 7 agosto avremo l'8, il 9, il 10 e l'11 agosto il Marottanta, quindi il festival degli anni 80 in piazza dell'Unificazione, dove anche qui avremo ospiti, grandi ospiti come Ivana Spagna e Irighiera, ma anche il Gallo Team. E poi il 12 e 13 agosto qui alla Molo Arena avremo il Marotta Acustica Festival, organizzato dall'associazione MAF di Marotta, e poi concluderemo agosto con il Festival della Fisarmonica a Mondolfo, che rappresenta una tradizione per il nostro centro storico, e saranno 4 giorni di eventi dal 24 al 27 di agosto. Quindi davvero tante iniziative e siamo molto soddisfatti di questo ricco calendario che abbiamo presentato quest'anno. Come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziare i tanti volontari e le associazioni del territorio che contribuiscono ad organizzare gli eventi, ad arricchire gli eventi del Comune di Mondolfo, e tutte le iniziative e il ricco calendario sono consultabili sul portale turistico dell'ente.